Stipendio, vabbè, naturalmente, naturalmente stipendio. Non avevo dubbi. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, se avete visto questo video, se seguite Issima e Chiara, conoscete già la modalità di video che voglio fare oggi ed è praticamente, ve lo spiego un attimino se appunto non l'avete ancora vista in giro questa modalità. Io ho qui un cartoncino, come vedete, con la pagina di Google e se voi andate a scrivere il mio nome e cognome su Google, queste sono tutte le parole chiave che vi escono come prima cosa, appunto, dopo il mio nome e cognome, dopo Nicole Husserl. Queste sono le parole che vengono più cercate per quanto riguarda il mio nome su Google. Alcune cose sono un po' scomode, parecchio, e alcune cose sono curiosità, immagino, e altre cose sono, sì, domande che forse qualcuno vorrebbe farmi, evidentemente, quindi sono le parole chiave più cercate, le parole più cercate se appunto, cioè abbinate al mio nome. E adesso le affronterò assieme a voi, una per una andremo a scoprire quali sono e affronterò il discorso e risponderò se c'è da rispondere oppure comunque appunto parlerò di quello che alla fine voi cercate di più per quanto mi riguarda su internet. Quindi iniziamo subito dalla prima parola chiave, ragazzi. Vado a togliere il primo post-it ed è... Età, spero si riesca a vedere qualcosina dalla videocamera. Penso che questa sia una domanda perché quando dico l'età che ho nessuno mi crede e mi dite che dimostro 10 anni in meno. Ragazzi, io sono nata il 14 novembre 1984, ragazzi, sono Scorpione, 14 novembre, anche ascendente Scorpione. Lasciatemi un commento se anche voi siete del segno dello Scorpione, batti 5, il segno migliore dell'oroscopo. Comunque, questa è la mia età, ragazzi, io ho 35 anni e ne dovrò fare, cioè in realtà devo fare 35 anni e mezzo il 14 di maggio, ok? Quindi tra pochissimo avrò 35 anni e mezzo e appunto perché sono nata il 14 novembre, quindi penso si sia capito, non so perché sto continuando a parlare della stessa cosa. Questa è la mia età, 35 anni, mi dite tutti che ne dimostro 25-29 al massimo. Sì, gatto Denver è d'accordo evidentemente, e quindi vi ringrazio tanto quando mi fate questo complimento, dico cavolo, grazie, mamma mia, però ammetto che forse c'è molta curiosità perché comunque si sa che sono da YouTube dal 2009 e gatto Denver, lo sentite, deve essere sempre presente nei video, c'è poco da fare, scusatemi, e quindi sì, questa è la mia età, ragazzi. C'è chi... E qui veramente, solite, avete presente quelle teorie complottistiche assurde? C'è chi mi dice, tu in realtà ne hai 40. E io, no. Cioè, tipo, anche nel video che avevo fatto con Cleo, 20s versus 30s, che avevamo fatto le differenze tra le ventenni e le trentenni, ci sono stati dei commenti che mi hanno detto, tu in realtà fai parte dei quarantenni, di' la verità. No, ancora no, perché dovrei mentire sulla mia età? Non sono così vecchia bacucca che devo andare a mentire sulla mia età, ragazzi, no. Questa è la mia età, io sono nata il 14 novembre del 1984, se non mi credete vi farò vedere pure la carta d'identità, non ho nessun tipo di problema, però sì, appunto, abbiamo risolto uno dei primi dilemmi, evidentemente, che internet si chiede per quanto mi riguarda, ok? Proseguiamo, secondo post-it, seconda parola chiave, Instagram. Questo mi fa un po' sorridere, in realtà non linko, cioè non parlo abbastanza probabilmente del mio canale Instagram su YouTube, ma mi trovate come KissandMakeup01, che è lo stesso URL che ho anche qui su YouTube. Il mio canale ha il mio nome e cognome adesso su YouTube, però l'URL del, cioè il link è praticamente sempre KissandMakeup01, mi trovate con lo stesso nome sia su internet, sia su Instagram, che su YouTube, che su Facebook, che su Twitter, sempre KissandMakeup01. Non ne parlo abbastanza forse su YouTube, non pubblicizzo abbastanza il mio profilo Instagram, ma in realtà lo uso moltissimo perché posto
un sacco di storie, un sacco di post, e quindi su Instagram, se mi seguite su Instagram avete più anticipazioni e mi seguite nelle giornate più da vicino, ecco. Quindi sicuramente se siete miei follower su YouTube vi consiglio appunto di iscrivervi anche su Instagram, trovate sempre il link qua sotto nel box informazioni, ma appunto basta cercarmi come KissandMakeup01 e penso anche cercando Nicole Hussel vi uscirà il mio canale, quindi vi aspetto il mio profilo, quindi vi aspetto su Instagram, venite ad iscrivervi, mi raccomando. Posto sempre un sacco di post, ma più che altro storie, nelle storie sono molto molto, come si dice, molto consistente, cioè ce ne sono sempre tantissime, ok? Mi vengono le parole così a me. Poi proseguiamo con la prossima parola chiave, ragazzi, più cercata, la terza parola più ricercata per quanto mi riguarda su Google. Stipendio, vabbè, naturalmente stipendio. Non avevo dubbi, lo so, lo so. Questa è una domanda molto molto diffusa, è una domanda che mi viene fatta da quando ho iniziato a fare YouTube, da quando manco ci guadagnavo nulla a fare video, mi è arrivata subito questa domanda. Quindi sarebbero un po' i guadagni, ecco, voi lo sapete che io ne parlo spesso, non è un segreto, il mio lavoro è fare, diciamo, non posso dire solo influencer, perché io ho fonti di ricavo da diversi punti, no? Lo sapete, ho creato anche diversi prodotti con il mio nome e quindi il mio libro con Rizzoli, quindi è ovvio che da questi prodotti, da questi prodotti derivano anche delle entrate che non sono propriamente derivanti dal fatto di essere influencer, cioè alla lontana sì, ma sono dei prodotti che io ho creato e quindi diciamo che sono un'imprenditrice, seppure appunto, come va molto in modo di dire, digitale, quindi un'imprenditrice però nel mondo del web, nel mondo di internet. Non è un segreto appunto che il mio lavoro sia fare questo, insomma, fare la youtuber, fare l'influencer, l'instagrammer. Ho molti sponsor con cui lavoro, a volte partecipo anche ad alcuni eventi e ci sono lavori appunto per cui devo viaggiare. Tutti sommati, insomma, fanno molti ricavi diversi avete capito. E per quanto riguarda lo stipendio, sicuramente lo sapete, se questo è il mio unico lavoro, naturalmente lo sapete che io spendo moltissimo in shopping, non è un, diciamo, non è un segreto che comunque i guadagni sono molto buoni, quindi non esiste uno stipendio, perché molti mi chiedono ma qual è il tuo stipendio? Allora, non esiste uno stipendio fisso, naturalmente, per quello che faccio. I ricavi cambiano, insomma, a seconda del numero di visualizzazioni, del numero di video che ho fatto, del numero di sponsorizzazioni che io ho nei miei contenuti, quindi brand che mi chiedono di pubblicizzare i loro prodotti nei miei contenuti, e anche lì c'è un lavoro molto lungo di scrematura, perché io a volte ve lo menziono questo, ma è molto importante che ve lo ricordiate, i prodotti che voi vedete nei miei video, nei miei contenuti, nelle mie storie su Instagram, nei miei post eccetera, i prodotti, i brand con cui lavoro sono tutti brand che io ho accettato, ok, con cui io ho accettato di collaborare, ma ce ne sono tre volte di più nel dietro le quinte che io ho rifiutato, ok, con cui io ho rifiutato di collaborare, perché ci sono marchi che non mi piacciono, ci sono marchi che penso mi piaceranno, poi provo i prodotti e non mi piacciono per niente, oppure ci sono proprio solo brand a cui magari non voglio associare la mia immagine per un motivo o per l'altro, oppure cose con cui io non sono tanto d'accordo, eccetera eccetera. E quindi è importante che sappiate questo, piccola parentesi appunto dei brand e delle sponsorizzazioni, ma lo stipendio dipende anche da questo, insomma, dal numero di sponsorizzazioni di quel mese, dal numero di contenuti che io ho caricato in quel mese, ci sono anche le entrate che derivano principalmente da YouTube, quindi dal numero di visualizzazioni che si fa, anche se vi devo dire la verità, le entrate dagli sponsor sono molto più proficue, sono molto più alte rispetto a quelle delle visualizzazioni YouTube. Scusatemi, gatta Stellina, che ogni volta che io mi metto a filmare devo andare a scavare per arrivare al centro della Terra, è incredibile. Comunque,
Comunque, potete immaginare che cosa troverò adesso di là. Comunque, e quindi sì, lo stipendio varia molto a seconda di tutte queste cose che vi ho elencato, però sicuramente non mi posso lamentare. C'è chi mi chiede se sono ricca, non sono ricca sfondata, ragazzi, quindi io non mi considero ricca, ok? Non mi considero ricca a livello degli attori di Hollywood, a livello dei cantanti più famosi al mondo, però sicuramente ho delle entrate molto alte e per cui non mi posso lamentare, quindi è giusto farvelo sapere, è giusto essere onesta ed è giusto dire le cose come stanno, insomma. Quindi adesso mi lincerete probabilmente, ma insomma lo sapete, non è un segreto il mio shopping pazzo, ne parlo apertamente, anzi vi rendo partecipi, nonostante io sappia che mi arriveranno molte critiche, che mi arriveranno offese, insulti, ma l'ho sempre fatto perché non mi sembra giusto fingere di essere, cioè di non guadagnare nulla con quello che faccio, anche perché uno, sono onesta con me stessa e con gli altri, cioè con chi mi segue, perché insomma è giusto che si sappia. Poi però sono anche contenta di farvi sapere che comunque i guadagni sono molto buoni per quello che faccio, proprio per spronare anche chi ha un'altra passione. La mia è sempre stata quella del trucco, della moda, della bellezza, però voglio anche spronare chi ha una passione e vuole iniziare questo percorso di intraprenderlo, perché appunto i guadagni ci possono essere anche molto alti, quindi è importante per me, insomma, questo, perché non è una cosa che posso fare solo io, ok? Quindi sì, ecco, questo era un po', spero di aver risposto alla domanda quanto più direttamente possibile. Quarta parola chiave più ricercata su Google in relazione al mio nome: Social Blade, ok. Allora, Social Blade, per chi non lo sapesse, è un sito che ti fa vedere tutte le statistiche di un vario canale, di un vario profilo, e ti fa vedere la crescita di quel canale, il numero di follower guadagnati o persi, ti fa vedere il numero delle visualizzazioni nel caso dei video. Nel caso di Instagram non mi ricordo, non ci sono visualizzazioni, forse le impressioni, non sono sicura, però ci sono tutte queste statistiche relative ai canali, insomma basta inserire il nickname di una persona qualsiasi e si vedono tutte le statistiche nel tempo, addirittura va indietro di diversi anni, quindi si può vedere la crescita in follower, la crescita in visualizzazioni, oppure la perdita, eccetera eccetera. Questo è Social Blade. Altra cosa però che si può vedere su Social Blade, e qui devo farvi una parentesi perché sta cosa mi fa troppo morire da ridere. Allora, ci sono scritti i ricavi, ok? Perché ci sono anche i ricavi. Però io onestamente non so se siano i criceti che li calcolano. Perché i ricavi, non mi ricordo cosa avevo visto, tipo mensili, c'era scritto dai 500 agli 8.000 dollari. Allora, una roba del genere, questo ovviamente si sta parlando solo delle visualizzazioni di YouTube, naturalmente non c'entrano gli sponsor, i prodotti e tutte queste cose qua, ok? Questo si parla proprio solo dei ricavi derivanti dalle visualizzazioni di YouTube che si possono controllare su Social Blade. E mi fa ridere che ci sia scritto dai 500 agli 8.000 dollari, perché questo si può dire, non dico di chiunque, ma quasi. Cioè, è semplicissimo dire, secondo me tu guadagni da 1 euro ai 20.000 euro al mese. Grazie al cavolo che indovini, è talmente enorme la differenza che è ovvio, no? Quindi, sinceramente, questo Social Blade non è affidabile per quanto riguarda i ricavi, perché fanno ridere veramente. C'erano anche quelli annuali che andavano, non mi ricordo, tipo, cavolo, non mi ricordo perché ho controllato un sacco di tempo fa, ma tipo dai 20.000 ai 100.000. Sì, dai 20.000 o addirittura anche meno, dai 10.000 ai 100.000 dollari o euro, non mi ricordo se calcola in euro o in dollari, all'anno. Sì, ho capito che da YouTube sarà questa più o meno la cifra, però se mi dici dai 10.000 ai 100.000, grazie al cavolo che indovini, è talmente differente la cifra che, cioè, da qualche parte in mezzo starà. Quindi, per quanto riguarda le entrate, onestamente Social Blade non è per niente affidabile, però per quanto riguarda le statistiche eccetera eccetera, decisamente sì. Infatti, se si vuole vedere, molto spesso si può capire, se non so se si può ancora fare oppure no, e però una volta, per capire chi si comprava i follower sui vari social, bastava andare lì e vedere, perché se una persona ne guadagna 3 al giorno, per esempio, sparo dei numeri a caso,
poi tutto ad un tratto in un giorno ne guadagna 50.000 tondi e poi dal giorno dopo sono di nuovo 3 al giorno, matematicamente capiamo che quella persona in quella giornata si è comprata 50.000 follower, ok? Questa è un po' una truffa che molte influencer fanno verso le aziende. E vi dirò, non solo influencer piccoline o influencer wannabe, ci sono influencer che lo fanno per lavoro, che quindi hanno un grosso seguito vero, ma che comunque non gli basta, sì lo so, capito, ho sempre i capelli di cosa devi smetterla, che però non gli basta e vogliono aumentare in questa maniera, cioè truffando praticamente le aziende che poi decidono di lavorare con loro perché vedono i numeri alti e dicono ah wow. Quindi è un po', alcune cose di questo ambiente sono un po', come dire, cioè alcune persone non sono molto oneste, e io penso che sia non tanto per truffare le aziende, chi lo fa a livelli alti, ok? Ma secondo me lo fanno per avere più follower di quell'altra youtuber, oppure più che ne so, visualizzazioni di quell'altra influencer eccetera, che è una cosa onestamente patetica, che più patetica non si può, ragazzi. Però c'è chi lo fa e io sì, me ne sono accorta sia in influencer piccoline che in influencer più grandi. Quindi non so come mai ci sia scritto Social Blade, evidentemente un sacco di gente è molto curiosa, proprio perché appare sotto a stipendio, penso che molta gente vada a vedersi Social Blade per vedere i miei ricavi. Però come vi dicevo, Social Blade è affidabile per quanto riguarda le statistiche, i grafici del numero di visualizzazioni, iscritti, follower, like, ma decisamente non è affidabile per quanto riguarda i ricavi. Sono cifre campate in aria che si basano sui CPM, che sarebbe il costo per 1000 visualizzazioni che noi guadagniamo, perché noi veniamo pagati su YouTube, sto parlando solo di YouTube, noi veniamo pagati a seconda del costo per 1000 visualizzazioni, il CPM, che ovviamente varia di paese in paese, di mese in mese, quindi loro fanno un calcolo, cioè tipo a caso, facendo un mix di tutti i CPM al mondo, presumo, una roba del genere, e ti buttano fuori ste cifre che però sono appunto completamente campate in aria. Quindi non potrete sapere da Social Blade quanto guadagno, ma ragazzi onestamente non c'è un mese che io guadagni esattamente lo stesso rispetto al mese prima, è sempre una cosa che appunto, come vi dicevo prima, dipende, però sicuramente ho guadagni molto alti e non voglio nasconderlo, e mi sembra giusto farvelo sapere, come appunto vi ho appena detto. Prossima parola chiave, ragazzi, sono tutte dure qua, cioè iniziamo subito che vi devo dire la mia età, mamma mia ragazzi. Sto scherzando naturalmente, mi diverto quando ci sono domande così, cioè mi è sembrato molto interessante vedere quali sono le domande più ricercate accanto al mio nome, di alcune come l'età, e mi sono onestamente meravigliata. Allora vediamo qual è la quinta. E Neil, allora, Neil è stato il mio fidanzato da quando avevo 16 anni a quando ne ho compiuti 30, quindi siamo stati insieme quasi per 14 anni, ci siamo lasciati un mese e mezzo prima di appunto festeggiare il nostro 14° anniversario, ok? Ed è la persona, lo sto spiegando per chi non mi segue dai tempi, perché ormai noi ci siamo lasciati nel 2015, di conseguenza magari c'è chi ha iniziato a seguirmi dopo o nel 2015 e non sa nulla di Neil, quindi spiegherò un attimino. E appunto Neil è stato il mio fidanzato ed è stata la persona con cui io da Trieste mi sono trasferita in Olanda. Poi stavamo assieme già da 10 anni quando siamo andati a vivere in Olanda, poi abbiamo vissuto lì altri 5 anni assieme, e poi quando ci siamo lasciati lui è tornato a Trieste, io sono rimasta in Olanda ancora per, cos'era, da giugno a fine dicembre, proprio appena prima di Capodanno, e sono tornata perché stavo frequentando il mio nuovo fidanzato e facendo un po' uno sbaglio adesso a posteriori, però si sa anche che uno sbaglio non è, perché tutto ti fa, tutto insegna una lezione, tutto succede per un perché in questa vita, c'è sempre un perché, e quindi se è andata come, cioè, se è andata come è andata nella mia vita, evidentemente è quello di cui io avevo bisogno ed è quello che a me serve per migliorarmi, per crescere, ok? Quindi tutte le sfide che ci arrivano, io sono convinta che arrivino per un dato motivo, e cerco di imparare da ciò e di imparare la lezione.
E quindi sì, io sono tornata poi in Italia. Devo dire che, perché è una cosa che mi viene chiesta molto spesso, Nicole, ma in che rapporti sei con Neil? Hai più risentito, eccetera? Devo dirvi che sì, ci siamo risentiti non molto tempo fa e mi ha fatto insomma molto piacere sapere cosa stesse facendo, come gli stessero andando le cose, eccetera, eccetera. Non ci siamo però sentiti per 5 anni e abbiamo ripreso, diciamo, i contatti qualche tempo fa, insomma, diversi mesi fa. E vedo che c'è ancora molta, molta curiosità su di lui, ma posso capirlo, perché i miei primi video ho iniziato a registrarli con la sua videocamera e lui è sempre stato parte integrante del mio canale da quando ho iniziato, quindi se mi seguite dagli inizi, diciamo che dal 2009 che io ho aperto il mio canale fino al 2015 in cui poi ci siamo lasciati, lui è stato sempre sempre presente, insomma un video qua, un video là nei miei contenuti. Avevamo anche un canale di vlog appunto sulla nostra vita in Olanda, canale che poi ho messo privato per ovvi motivi, però ogni tanto vado a rivedermi i video, vi dico la verità, e appunto avevamo anche un canale soltanto per i nostri vlog giornalieri dall'Olanda. Poi ragazzi, continuiamo con la nostra scaletta single. Ok, allora sì, io che fingo stupore quando ho preparato io, ma vi giuro che manco mi ricordo più perché li ho coperti da un po' e manco mi ricordavo. Single, allora, non so come mai, cioè forse vogliono sapere se sono single oppure no, presumo che cercare il mio nome è single sia un po' come dire è single oppure no, è fidanzata oppure no. Mi rendo conto che la mia vita è stata un po' come Beautiful, le soap opere negli ultimi anni, infatti vorrei anche smetterla e restare single, quindi sì, sono single, voglio restare single, le ultime parole famose, poi tra un mese, ragazzi sono fidanzata, ho detto sì, no sto scherzando, vi prego, se succede, lo sto dicendo anche ai miei amici, se succede che io dopo 3 giorni che incontro una persona voglio andarci a convivere, farci un figlio, che ne so, vendere casa, ho già detto a tutti i miei amici di prendermi e farmi un bel discorsetto così io torno in me, quindi siete autorizzati a farlo anche voi, ok? Ok, ve lo dico qui e ve lo ripeterò, siete autorizzati a farlo, siete miei amici, mi conoscete, sapete di cosa ho bisogno, quindi vi do l'autorizzazione assolutamente. Ho anche detto ai miei amici tipo dammi un pugno in faccia e fammi tornare in me scherzando, però ragazzi a volte gli amici servono anche a questo, farti tornare nel mondo reale per il tuo bene, quindi sì, sono single, voglio restare single e penso di aver risposto insomma alla domanda, non c'è nient'altro da aggiungere presumo. Poi andiamo avanti e vediamo altra domanda, cioè altra parola ricercata. Chi è? Chi è? Questo mi fa un po' ridere. Probabilmente sarà legato o a qualcuno che ha visto la mia candela, il mio kit con benefit in vendita, il mio libro e non conosce bene il mondo di YouTube e dice ma chi è? Oppure presumo qualcuno che sente il mio nome e cognome da amici, amiche o parenti che già mi seguono e vuole saperne di più su di me e magari va a cercare così e vede chi è. Sarei anche curiosa di vedere poi la ricerca di chi è, che risultato dà, perché io non ho mai fatto una pagina su Wikipedia con il mio nome, quindi onestamente non lo so, penso che questa ricerca rimanderà poi sui miei canali, sul mio YouTube o forse anche sulle varie interviste ai magazine e magazine online che ho fatto negli anni, quindi chi è? Chi è? Se devo rispondere, niente, ho detto quanti anni ho, 35 anni, mi chiamo Nicole Husel e sono italo-slovena, sono nata e cresciuta a Trieste ma faccio parte della minoranza linguistica slovena, quindi ho 2 madrelingue e che cosa vi devo dire? Sono single, ormai abbiamo risposto a tutto. E poi arriviamo all'ultima ragazzi, ultima parola chiave. Divorzio, questo l'ho aggiunta io a penna perché poi mi sono resa conto che cercando Kiss & Makeup 01 non sapevo bene se cercare il mio nome e cognome oppure Kiss & Makeup 01, perché essendo il mio nickname la gente può cercare sia uno che l'altro, però ho visto che i risultati erano praticamente uguali, l'unica cosa che c'era su Kiss & Makeup che non era presente su Nicole Husel è la parola divorzio. E quindi mi sembra giusto aggiungerla, anche se naturalmente è un argomento che ho cercato di evitare, che cerco di evitare sempre per il discorso di prima. Non mi sembra giusto parlare di altre persone, non è corretto, non è educato e soprattutto non hanno la possibilità di replica perché non sono personaggi
diciamo, esposti pubblicamente come lo sono io. Quindi, cosa vi posso dire? Vi posso dire che ho conosciuto, io sono stata sposata con Tomas, l'avete visto nei video, eccetera, eccetera, anche lui è stato molto presente nel mio canale. Mi sono lasciata con Neil, con cui sono stata 14 anni, nel giugno del 2015, e poi ho conosciuto Tomas gli ultimi giorni di agosto dello stesso anno. Ci siamo poi messi assieme, diciamo, noi festeggiavamo il 26 di agosto, ma sarebbe stato più giusto metà settembre, perché quella sera ci eravamo visti una volta e poi abbiamo iniziato ad uscire dal 15 di settembre. Quindi anche lì non sono stata molto single, per questo che adesso voglio stare single. Siamo stati assieme un anno quando lui ha deciso di chiedermi di sposarlo, e ci siamo sposati il giorno stesso del nostro anniversario, quando abbiamo compiuto 2 anni, quindi per il giorno del nostro secondo anniversario ci siamo sposati, e siamo poi rimasti sposati per un altro anno e ci siamo lasciati poco dopo aver festeggiato il nostro terzo anniversario assieme ed il nostro primo anniversario di matrimonio. Anche qui purtroppo vengo molto criticata perché non ho parlato direttamente dei motivi. Il fatto è che quando in TV ci sono due personaggi famosi e sono entrambi famosi, entrambi dicono i motivi, e quindi va benissimo perché c'è anche l'altra parte che può parlare e dire la sua. Io non mi sento, diciamo che è stata una mia decisione, seppure molto sofferta, perché naturalmente, ragazzi, quando ti sposi tu pensi e vuoi con tutta te stessa che sia per sempre. Io ho tanto desiderato, io non avevo mai desiderato di sposarmi, per esempio con Neil ci sono state per 14 anni quasi, io non avevo mai questo desiderio di sposarmi, non mi interessava. Quando ho conosciuto Tomas invece era una cosa che desideravo, che non lo so, mi ci vedevo proprio con lui con l'abito bianco, era un sogno. Quindi quando mi è arrivata la proposta ero felicissima, naturalmente, e il giorno del mio matrimonio è stato bellissimo. Però c'erano dei problemi già da subito, cose che io non potevo più lasciare perdere, e mi sentivo in quei momenti che stavo in una relazione in cui non dovrei stare, quindi sapevo che sarebbe stata dura per me, perché comunque eravamo sposati, non era soltanto una storia, anche se con il ragazzo prima sono stata per molti anni in più, però il fatto di essere sposati comunque mi ha fatto frenare molto nella decisione. Ma diciamo che dopo un anno, cioè già da subito avevo dei dubbi, però erano piccoli piccoli piccoli, avevo tante certezze, piccoli dubbi che poi piano piano sono diventati sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, e le certezze diventavano sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole, fino a quando sono arrivata a un punto che non riuscivo più a far tacere quei dubbi e ho dovuto agire lasciandolo. Però mi chiedete anche molto spesso se sono in contatto con lui. No, non sono in contatto con lui, ma in linea generale non mi è mai interessato rimanere in contatto con i miei ex, a parte, vabbè, Neil l'ho risentito qualche volta, però non è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io penso che nel momento in cui si chiude una storia, cioè basta, il capitolo è chiuso e non ho più interesse a sentire quella persona. Io sono fatta così, poi dipende, sarà che sono scorpione, non lo so. Però l'ho rivisto sia per la separazione che il giorno del divorzio, e ci siamo salutati, insomma, con un bel sorriso, mi ha fatto molto piacere, l'ho visto anche molto in forma, e quindi sì, insomma, mi ha fatto piacere. Però ecco, questo è quello che posso dirvi sul divorzio, che parola anche super ricercata. Quindi mia family, questo è tutto per il video di oggi. È una tipologia di video diversa per me, quindi spero di essere stata brava a farla, ok? Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete i miei prossimi video. Io vi mando un bacio grandissimo, mia family, e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ma prima, come al solito, un bel abbraccio forte 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 forte, ragazzi, che vi voglio bene, non dimenticatelo mai, e a domani. Bacio grande, ciao!